Qualche linea genetica di sangue ci sarà, perché occuparsi anche di questi argomenti significa essere nella linea della musica, della nostra terra, che emette questa melodia meravigliosa che è 7,83. Qualcuno mi ha detto, stiamo cercando di riportare le frequenze della musica classica da 440 Hz dell'A4 a 432. Io gli ho risposto, non basta. Se cerchiamo la natura, la salute, dal momento che tutto il nostro organismo lavora secondo il martello cosmico e il martello terrestre di questa frequenza Schumann, bisogna calcolare tutto in base alla frequenza Schumann. 7,83 moltiplicato per 2, che è il rapporto di ottava, 1, 2, 3, 4, 5, arriviamo a Do 4, dopodiché moltiplichiamo per 5 terzi, che rappresenta la sezione aurea rispetto a questo Do 4, viene fuori 417,6. Ma lo sapete da che cosa è avvalorato quello che vi sto dicendo? Che la frequenza di riferimento dell'accordatura del La, quando avete mai sentito un concerto per orchestra, c'è l'oboe o il violino che emettono una nota. E tutti gli strumenti si accordano di conseguenza. Sapete che il nostro telefono, quando fa tu, tu, 440 Hz, cioè c'è qualcuno che ha voluto innalzare questa frequenza per farci stare sempre stressati. Si bemolle, infatti, arriva si bemolle. Sì. Ecco perché 417 e 440 Hz la differenza è un semitono. Ritorniamo a qualcosa di molto più tragico. Nulla, questo l'ha detto Terry Maissan, è un giornalista francese, un giornalista freelance. Per sapere la verità ci vuole un giornalista freelance. In Italia ormai nessuno più può parlare. In Francia le libertà anche lì sono condizionate. Infatti Terry Maissan ho saputo da internet che ha dovuto abbandonare la Francia. Nulla differenzia un sisma artificiale da un sisma naturale, tuttavia non si è in grado di causare che sismi superficiali, come quello di Haiti. Riteniamo che la profondità dell'ipocentro tipica dei terremoti artificiali, profondità corrispondente a 10 km, sia già un indizio per stabilire che il suo movimento è causato con armi ad hoc. Altre peculiarità concernenti prodromi del sisma, le caratteristiche delle onde sismiche, eccetera, possono contribuire a stabilire l'origine del terremoto. Ma guardate che cosa è successo. In occasione del terremoto di Haiti vedete 6 fotogrammi. Partiamo dal fotogramma dell'estrema sinistra, siamo al 9 gennaio, non c'è nessuna attività HARP. Arriviamo al 10 gennaio, secondo fotogramma, inizia l'attività HARP. Arriviamo all'11 gennaio, siamo quasi al pieno dell'attività HARP, anzi a livello orizzontale è al pieno. Non ancora a livello verticale, il 12 si raggiunge il massimo. Quarta diapositiva, dopodiché sparisce l'attività HARP. Il terremoto è giunto a buon fine. Oscar Wilde anche ha fatto una riflessione a riguardo per smontare. Sapete, noi lavoriamo per condizionamenti mentali, i condizionamenti mentali ci derivano da 2 fonti principali, anzi 3 oggi, che sono la religione. Tant'è vero che la settimana scorsa, facendo un convegno alla Free Energy di Roma, ho detto, lo sapete perché la fisica non riesce più ad andare avanti? Perché ragiona in termini religiosi, di trascendentalismo, cioè guarda tutto dal basso verso l'alto. Sapete perché la fisica si è rincoglionita oggi? Perché va a tutti i costi cercando il gravitone per spiegare la gravità, ecco perché non riescono a spiegare che cosa sia la gravità. Essere trascendentalisti ed essere stati formati a una religione trascendentalista, cioè il vecchio barbone che ci aspetta al di là della nostra vita terrena per farci l'esame di Stato e per dirci se sei stato bravo oppure no, questo è trascendentalismo. Tutte le altre civiltà erano immanentiste. Una fisica immanentista non si porrebbe questo problema e direbbe la gravità
è una forma d'onda, è coeterna e coestensiva, come diceva John Wolertini, sta dappertutto. Non è vero quello che dice Einstein, che se si dovesse spegnere il sole i pianeti uscirebbero l'uno dietro l'altro, a seconda delle distanze dal sole, in ordine di tempo, no, uscirebbero immediatamente fuori dalle loro orbite, contemporaneamente. E Oscar Wilde fa una riflessione, dice: le cose di cui ci sentiamo assolutamente certi non sono mai vere, perché ce l'hanno inculcate fin da piccolo, la scuola è un abuso legalizzato sui minori, i più grandi scienziati, i più grandi fisici sono stati bocciati alle scuole, e poi sono diventati quelli che sono diventati, perché evidentemente hanno messo in discussione, hanno rifiutato di imparare delle cose che danneggiano le volute cerebrali nella creatività, nella ricerca del mistero. Questo è quello che provocano le scie chimiche a livello di globo terrestre. Guardate queste, cioè, ci sono i giornali e i debunker, cioè quelli pagati. Sapete, esiste questa nuova figura che è il debunker, cioè quello che dice che non sta succedendo nulla, in definitiva, è pagato, è sempre lo stesso. Per esempio Veronesi da un canto dice che il pesto genovese fa venire il cancro, e dall'altro invece ha affermato che gli inceneritori che emettono la P10, cioè delle microparticelle che si vanno a inserire nel nucleo della cellula e sicuramente vi fanno venire un tumore, dice che invece fanno bene, sono aerosol. Che cosa si scopre? Che lui è uno dei maggiori azionisti nella costruzione degli inceneritori. Ma uno che fa un'operazione del genere è un criminale, non c'è niente da fare. Guardate questo. E vi porto la definizione, perché molti miei amici, anche svegli parzialmente, mi hanno detto: ma quelle sono scie di condensazione. E allora ho trovato, secondo la definizione della NASA, di Wikipedia, della FAA, della EMA, della US Force, di cui non possiamo mettere in dubbio la scientificità, vero? Che cosa dicono? Scie di condensazione: le quote devono essere superiori agli 8 km. L'umidità relativa non inferiore al 70%, ma ancor più la temperatura non deve essere inferiore ai meno 40 gradi. È possibile allora che quelle... Vi ricordate le scie di condensazione che rispettano questi parametri? Io me ne ricordo le scie di condensazione degli anni 70, degli anni 80. Poi qualcosa è cominciato a mutare negli anni 90, specialmente a metà degli anni 90. Mentre le prime scie sparivano dopo 4-5 secondi, questo di nuovo è scienza. Se voi guardate un aereo di linea che non ha a bordo sostanze chimiche, che spara attraverso la carburazione, voi vedete che la scia sparisce mano a mano dopo 4-5 secondi, nonostante che rispetti questi parametri. Figuriamoci se, per assurdo appunto, questi aerei invece volassero a bassa quota, come succede con questi aerei che non hanno nessun distintivo militare, sono bianchi, li ho visti con i miei occhi, li ho fotografati a Lucera. Guardate un po' che cosa è diventata la torre di Pisa ormai. Dietro scie chimiche, sempre, costantemente. Canada, USA, Nuova Zelanda, Australia, Messico, Haiti, Porto Rico, Cambogia, Bahamas, Sudafrica, Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Olanda, Svezia, Scozia, Italia sono bombardate continuamente da queste scie chimiche. Oh, qualcuno mi ha detto: ma tu ti stai inventando tutto? Allora la prova per assurdo, dico io, e come mai allora il Sole 24 Ore, che non si può dire un giornale di estrema sinistra o di alternativa, riproduce quello che il governo ufficiale, sia dei banchisti sia del governo in carica, vuole? Allora come mai il Sole 24 Ore scrive: l'inquinamento che ci aiuta? Cioè ha già dato per scontato, dopo questo è del 4 febbraio 2007, cioè in pratica c'era già stato l'accordo di D'Alema con il governo statunitense, governo ombra, attenzione,